Dopo le ultime vicende che hanno visto le dimissioni del sindaco Giulio Adamo nella città di Marsala e quindi il suo commissariamento, un consiglio comunale che va avanti da solo, si torna a votare il 31 maggio e il 1 giugno. I cittadini di Marsala sono chiamati a rinnovare questi consessi e dovranno scegliere il proprio candidato a sindaco con la squadra assessorale che lo sosterrà e poi tutti i candidati che poi andranno a sedere nel Palazzo 7 Aprile per fare appunto i consiglieri. Vediamo che idee hanno, se hanno le idee chiare su chi sono i candidati e su cosa vorrebbero che facessero e cosa pensano della politica in un periodo così complesso e difficile, dove ormai da una ventina d'anni la magistratura continua a portare alla luce i disastri che la politica fa nella corruzione, che è sempre più dilagante, più preoccupante e che rappresenta un sistema che è entrato all'interno delle istituzioni e che ha superato persino quello mafioso. Quindi tra mafia e corruzione siamo messi veramente male. Sentiamo i cittadini. Salve, lei sa chi sono i candidati a sindaco della città di Marsala? Alcuni sì, alcuni no ancora. Chi conosce? Nessuno dei tre, solo per sentito dire. Grazie. Lei sa chi sono i candidati della città di Marsala? Ma qualcuno sì. E chi conosce? Massimo Grillo, il dottor Alberto Di Girolamo, poi non saprei, altri ancora non saprei. Lei in che modo pensa di dare il suo consenso, tenendo conto di quali valori, quali opportunità? Il valore dovrebbe essere quello basilare, però io avrei intenzione di non andare a votare. Perché? Perché c'è un po' di scetticismo in politica. Buongiorno, senta, lei lo sa chi sono i candidati a sindaco della città di Marsala? Qualcuno sì. E cosa pensa che debba avere come caratteristiche? La capacità di riportarci su. Cosa intende lei per riportarci su? Perché... Cosa manca? Lavoro, la città che è in degrado, cioè non è più vivibile come città, anche per i turisti che non trovano le strutture adatte, questo. E poi che deve essere una brava persona soprattutto. Per brava intende onesta? Certo. Preparata, seria? Sì, soprattutto. Secondo me anche per i mezzi, così, che noi veniamo da Petrosino, viaggiamo in condizioni penose. Soprattutto questo. Senti, ma cosa pensi che, capisco il mezzo è una cosa fondamentale perché avete poi difficoltà, ma cosa pensi che debba avere una città per darvi la possibilità di restarci e di crescere lavoro, anche in modo adeguato? Lavoro, cioè non c'è più lavoro per i giovani, quindi siamo costretti ad andarcene in altri paesi, in altri posti. Una cosa soltanto, che devono pensare per noi, devono essere oneste e non per le loro tasche. Okay. Siamo stufi? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Un candidato sindaco, quale qualità dovrebbe avere? Dovrebbe secondo me avere nozione del territorio e sapere che una città come Marsala, lo dico io che sono venezuelano però italiano anche e che vivo della cultura, che questa città ha moltissimo da offrire a livello culturale, combinare il turismo con la cultura, ma no con la cultura quella leggera della canzonetta, che è quello che l'altro, e del rap, che per quello ci sono gli inglesi e gli americani. La vera cultura italiana. E del territorio. E del territorio, del folklore e del territorio, della Sicilia e la cultura italiana. Li assicuro che se i tedeschi e l'olandese sanno che c'è un Nabucco qua, si riempie il teatro. Lei va d'accordo con mia figlia, che mi sta dicendo di trovare una vecchia cabina
per attrezzarla, da farla diventare un punto per metterci libri, dove le persone si scambiano i propri libri, leggono e li riportano. Esatto, perché questa è una critica che ce la facciamo noi in questa città. Se la facciamo, se la può fare, perché questo, la gente ha paura di prendere un libro in mano, di prendere un libretto di una opera come Carmen, Tosca, Otello e leggerlo e dopo andare alla opera e godersi Verdi, Puccini e Mascagni. E questo è lo che sta perdendo l'Italia, è questo lo che sta perdendo la Sicilia. E l'italiano deve essere italiano, deve recuperare la tradizione, perché io che viaggio in tutto il mondo, io vivo del canto, per esempio. Io sono un cantante, un tenore. Quando canto le canzoni napoletane, i cinesi, i vietnamiti, i coreani diventano pazzi per la musica italiana, non per il rap. Me la fa una... Un do di petto no, però una canzone... aspetto... Canza anche siciliana. Sì, aspetta un momento. Allora cai di latti la camisa, si bianca e rusa come la cirasa, quando ta facci fai la buca riso, beato cutti da lo primo vaso. Volevo sapere, lei come voterà per questo sindaco? Conosce già chi sono i candidati? No, nessuno. Ciao. No, non lo so ancora, sinceramente. Cosa vorrebbe da un sindaco? Intanto che sia onesto. Che dovrebbe essere una prerogativa normale. È certo, ma di fatto nessuno lo è. Oggi come nessuno oggi... non lo si può dire. No, nessuno lo si può, perché se lei perché guarda... Quando se è lei nessuno... Guarda se lei guarda la cronaca... Non è che non sono tutti indagati? Quasi. Molti. Soprattutto quelli siciliani. Molti. Gestisce, appunto. E quindi spero che chi governerà Marsala sia quantomeno un sindaco onesto. E ma lei lo spera Marsala... oppure voterà un sindaco onesto? Perché lei quando vota nel territorio ha una facoltà in più, certo. Conosce direttamente i candidati, quindi sa chi sta votando. Per le comunali solitamente è così. No, però votate anche gente inqualificabile. Solitamente sì, e poi vediamo il risultato. Perché le persone purtroppo si fidano delle persone. E ma poi... uno si deve fidare della vita dei soggetti, non delle persone per quello che dicono. Ma solitamente per le comunali si fidano delle persone. O si fidano dell'amico, del conoscente, di chi ti promette qualcosa. Anche questo. Lei pure lo fa? No. Quindi voterà con scienza e coscienza? Certo. E spero che anche gli altri facciano così. Un sindaco innanzitutto deve fare principalmente gli interessi della città, questo è ovvio. E secondo lei quali sono gli interessi? Creare posti di lavoro. Il sindaco non può creare posti di lavoro, può creare le condizioni. Le condizioni perché questo avvenga. E poi abbassare le tasse per quello che è nelle sue possibilità. Il che è impossibile perché sono sempre meno i tributi. E lo sappiamo. I contributi che arrivano come moneta. Che Dio ce la mandi buona. Ci vorrebbero qui a Marsala, che non ce n'è, ci vorrebbero circoli per anziane. L'anziano uno dice le case. Un punto dove... di ritrovo dove poter stare insieme con gli altri, dove socializzare. Che uno si sente su. Sto tutto il giorno a casa a vedere la televisione, diventa più ribambito di quanto può essere uno. Lei ha dato degli strumenti interessanti, vedete? Ha detto pensate anche agli anziani, come ai giovani, fate questi circoli ricreativi dove ci si può incontrare, dove si può stare assieme, dove si può leggere, dove si può fare la qualsiasi cosa, anche avere delle persone che magari vengono lì e ti insegnano o ti aiutano magari a passare del tempo attraverso delle cose che si possono fare come la pittura, come il teatro, come qualsiasi altra cosa, la musica. Lei conosce i candidati al sindaco di questa città? Buongiorno, lei conosce i candidati al sindaco? Signora, buongiorno, lei mi conosce i candidati al sindaco? No, non conosco nessuno. E cosa vorrebbe da un sindaco? Non conosco nessuno. Cosa vuole lei da un sindaco? Non voglio niente. Non vuole niente? Complimenti.
Allora, lei conosce i candidati a sindaco? Sì, anche troppi. Troppi ce ne sono? Mi sembra di sì, fino a poco tempo fa mi sembra che erano 14-15, adesso forse sono diminuiti, saranno 7-8, ma insomma, io credo che per Marsala ne bastino due. E chi metterebbe? Boh, non so, quelli più votati della cittadinanza, quelli più amati, adesso io non sono di parte, non mi sono schierato con nessuno, se non forse darò il voto a un mio amico personale, ma non mi interessa. Come candidato sindaco? No, consigliere comunale. Ecco, come amico perché? Perché io dico sempre che ho bisogno dagli amici, è un amico qualificato? È un amico qualificato, un amico che ha un'esperienza pluriennale nel campo dell'agronomia, dell'agricoltura, e poi è una persona per bene. Sono sicuro che è una persona per bene. Già era qualcosa. Voglio dire, cosa invece si aspetta dal sindaco? Dal sindaco mi aspetto qualcosa che non faranno, perché come ho già detto altre volte, tutti pensano che dovremmo pensare di avere una città normale, ma chiunque di noi vorrebbe una città normale perché è un diritto dei cittadini, no? Non è che... oppure come vedete all'inizio della città c'è un bel cartello che dice Marsala città per la pace, c'è qualcuno che vuole la guerra qua? Mi sembra evidente che è una città per la pace, io vorrei invece una città che sia al di sopra. In pace. Ma in pace, ma al di sopra, che abbia una mentalità più aperta, che miri a fare qualcosa di più. Non mi interessa a me che l'autobus funzioni, che l'asilo dei bambini ci sia, è ovvio che ci deve essere. Ma sarebbe ovvio. Ma è una cosa che proprio fa un capo condomino, cioè asfaltare le strade, le buche delle strade o fare i lavori a lungomare, non so se hai visto, dopo che ho fatto un articolo con le fotografie sul giornale che c'è i bambini che possono andare di sotto lì sul lungomare, adesso stanno facendo i lavori. Come al solito in Italia è così, prima si scappano i buoi, poi si chiude la porta della stalla. Noi a Roma diciamo così. Esatto. E allora che cosa dovrebbe fare il sindaco? Dovrebbe pensare in grande, io credo questo, dovrebbe pensare in grande e avere dei rapporti internazionali, non soltanto con Roma come dice qualche sindaco, candidato sindaco con la politica nazionale, sicuramente, ma con i rapporti internazionali, perché se non vengono dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra a portarci il turismo, cosa che però porta turismo per portarci l'anno. Per portarci noi dobbiamo creare le condizioni, esatto, perché esatto. Se non creiamo le condizioni, perché dovremmo venire da voi? Perché, infatti, quello che sostengo, tu dici quello che sostengo io, perché un turista deve venire a Marsala? Se me lo dicono perché un turista deve venire a Marsala, per vedere che? La nave punica, non solo per vedere, ma anche per trovare cosa, perché il territorio deve fornire tutto un pacchetto, dei servizi idonei, che ci sono i mezzi di trasporto, che ci sono ristoranti che funzionano, che ci sono alberghi che funzionano, che non ti prendono un sacco di soldi e ti spennano. Mio fratello è venuto l'anno scorso qua, mio fratello è stato una settimana. Il fratello è il grande comico, no? Enrico Montesano. Albergo a 5 stelle, ce n'è uno solo. E per cui non diciamo cosa è successo, perché poi alla fine te denunciano pure quello che dici, ma io denuncerei loro, come gli altri ristoratori, i ristoranti che ti pigliano per i fondelli, per non dire come si dice a Roma, capito? E quindi il turista è soltanto la persona da spennare, non è invece quello che potrebbe promuovere. Questo significa non saper fare turismo? Significa non saper, ma proprio non saper vivere, perché io la gallina dalle uova d'oro me la curo, non l'ammazzo, giusto? Ma lei che si aspetta da un candidato sindaco, ingegnere Titone? Soprattutto l'onestà. Ma l'onestà dovrebbe essere una cosa ovvia. Eh sì, ma per alcuni a quanto pare non è ovvio. È un optional. Sembrerebbe sì di poco conto, sembrerebbe per alcuni. E dopo l'onestà che dovrebbe fare? Non facciamo impazzire l'operatore, fermiamo. No, sicuramente avrà qualche amico che se ne intenda di altre cose. Eh? Avrà qualche amico che se ne intenda di tutte cose, non cerchiamo Superman, cerchiamo degli onesti, punti e basta. Grazie, arrivederci al lavoro. Signora, lei lo sa chi è candidata a sindaco? Sì, però l'ho fretta. No, non lo conosco. Lei conosce i candidati? Qualcuno. Come pensa di votare? Non il nome, non glielo chiedo. Anche se... A sinistra voto. Vota a sinistra a prescindere se è bravo, non è bravo, capace, no, non è capace. No. A sinistra ci sono quelle brave. Come sindaco? Come sindaco di Girolamo. Beh, l'ha detto. Da un sindaco cosa vorrei? Che sia molto vicino alla città e soprattutto che riesca a dare un tocco alla città, nel senso un tocco veramente turistico, quello che manca a Marsala veramente. Perché Marsala non è una città turistica. Ma voi come operatori commerciali che vi aspettate? Noi ci aspettiamo un sindaco che sappia fare veramente bene per la città e ci aspettiamo un sindaco che sia vicino alle attività commerciali, dove sicuramente un sindaco che deve capire le esigenze nostre, che noi siamo i locali che organizziamo la sera, teniamo viva la città,
cerchiamo. Con le nostre spese. Con le nostre spese. E nessuno ci viene mai incontro. Cosa vorresti? Non soltanto non ci viene incontro, ci vengono a fare pure le multe vigili. Perché facciamo musica fuori. Perché. Ma questo veramente è un obbrobrio, vigili. Voi fate sempre le multe a volte proprio inopportune. Io ne so qualcosa. Che noi siamo gli unici locali, questi localini che sono cresciuti in questa via, nell'arco degli anni, sono riusciti a portare la gente. La motivazione perché fanno la multa, che dicono? Cioè, perché ancora non c'è un'ordinanza giusta dove i locali pubblici possono fare musica fuori. Quindi la responsabilità è politica. Sì, loro diranno adesso, Patrizia, ma noi facciamo rispettare la legge. Non è colpa nostra. Però se vogliono una città dove c'è divertimento, dove la gente la sera passeggia, ascolta musica, senza che ci sia. Spende, compra. Noi, l'economia gira per tutti, ecco. Se non facciamo né musica, questa diventa una città che sia una casa di riposo, perché è diventata una città per anziani. Dormitorio. Il sindaco o chi per lui non ha la bacchetta magica, dall'oggi al domani non possono cambiare cose, ma perlomeno secondo me bisogna mettersela tutta e governare con trasparenza, con oculatezza, non buttando i soldi. E appunto, non buttare i soldi. So che ce ne sono pochi, ma anche se ci fossero i soldi vanno spesi bene. I soldi che vengono stanziati dalla comunità europea bisogna spenderli bene. E bisogna spenderli, perché lei lo sa che noi spesso, noi italiani, non li spendiamo, soprattutto nel sud, li rimandiamo indietro perché non siamo stati capaci di fare progetti. E questa è la cosa che mi dispiace, perché la Sicilia è una regione con tante prospettive, con tante cose belle. Bisogna creare istituzioni, bisogna creare cose. Quindi lei voterà la persona più qualificata? Ma la persona, quello che potrà realizzare. Ma sicuramente dobbiamo votare la persona più qualificata, la persona che non scrive tanto progetti, ma che appena si mette all'opera offre ai cittadini le cose che più urgono a questa città di Marsala. Abbiamo ascoltato i cittadini, abbiamo sentito le loro opinioni, a volte chiare, a volte meno. La cosa che ritorna è: vogliamo un sindaco per bene. Ecco, allora vogliamo un sindaco per bene, ma vogliamo un sindaco capace, perché il per bene non coniugato con il capace, insomma, serve a poco, non ruba, ma neanche costruisce. Noi invece vogliamo un futuro per questa città, partendo da un presente diverso.